RSA della Wiltux Roma, e opera da quasi 20 anni. E di fatto è successa la chiusura della cessata attività qui dell'azienda, e dopo nonostante insomma iniziative del sindacato che avevano manifestato questo rischio, dopo l'acquisizione di PSA e in successione al trasferimento dei colleghi della sede da Roma a Milano. Questa è l'ennesima dimostrazione che Roma sta perdendo molta piazza a livello industriale, e 62 famiglie adesso saranno in strada. C'è chiusura su questo magazzino, ufficializzato proprio chiusura su un business e logistica, non per crisi, e questa è la cosa più grave che un'azienda può mandare a casa 62 operai. Sono Francesco Camboni, rappresentante della CGIL RSA. Oggi vi voglio parlare della chiusura di questo sito che ci è stata comunicata il 20 di questo mese. Questo sito è un sito che non viene chiuso per motivi economici, ma per tagli di business da parte del gruppo PSA, che porta tutto il lavoro, lo sta portando su al nord. Questo qui è un sito che sta inattivo, non è in passivo, c'è stato tanto lavoro sempre, anche nei momenti di crisi, di grande crisi, ha supportato gli introiti del gruppo Opel. Io chiudo l'intervento per dirvi che noi siamo determinati affinché la nostra dignità venga in qualche modo valutata e non sopraffatta da semplicemente leggi economiche. Quindi chiedo a tutti quanti, anche alle forze politiche, di venire il 4 ottobre sotto la sede della Confcommercio a Roma, a via Marco e Vetugliano 47, alle ore 11, per dimostrare e per stare insieme, perché solamente uniti potremmo vincere e calmarci. Pensate alle nostre famiglie. Ciao.